L'Italia se resta dell'elmo di Scipio, se ci dà la testa, donerà vittoria, le porta la chioma e schiava di Celle di Bulgheria ha celebrato il 250esimo anniversario dalla nascita del canonico Antonio Maria De Luca, organizzatore e vittima più illustre dei moti del Cilento del 1828. Il centro cilentano, che ha dato i natali a De Luca, ha voluto celebrarlo con una serie di eventi ai quali ha preso parte anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, che con i bambini delle scuole cittadine ha scherzato proprio sulla sua omonimia con il presbitero cellese, raccontandone storia e aneddoti e indicandolo come figura da seguire nel corso della missione pastorale. Gli appuntamenti per ricordare il canonico De Luca hanno preso il via in località Iacolina con lo svelamento di un'epigrafe, poi sono proseguite presso il palazzo del canonico, dove è stata deposta una corona. Un dibattito tenutosi presso l'auditorium comunale ha concluso gli eventi.